Un anello per Ghermirlino. Per Ghermirlo. E nel buio incatenarlo. Cosa? Un formato modern. Oggi infatti parliamo di The One Ring e delle prime impressioni per quanto riguarda questa carta nel formato per cui fondamentalmente un po' è stata disegnata, si spera, o comunque insomma in generale nel formato in cui sta avendo più impatto, il formato modern, formato competitivo più giocato in tutto il mondo di Magic. Quindi bentornati, bentornato a un nuovo video, io sono Simone Aguilera Trimarchi, come sempre vi chiedo la cortesia di un like sulla fiducia prima di cominciare a guardare il video, se vi va anche supportarmi magari con comprando per voi qualcosa su Fantasia Store, dove ho un codice sconto del 5% con Aguilera 5 e sono ancora disponibili per esempio i booster, i collector booster, come si chiama proprio, le booster di Il Signore degli Anelli, in cui io per esempio ho trovato doppio Orcish Bowmaster e sono super contento. Ma va bene, torniamo all'argomento del giorno, che è appunto un argomento molto molto complicato. So che quando faccio questo tipo di video ho un po' tutti gli occhi della community addosso e quindi in qualche modo devo stare un po' attento a quello che dico, perché sennò poi viene ripreso e dice oh, hai detto cazzate, cose del genere. Voglio quindi prima fare delle premesse, mettere le mani avanti proprio alla grande senza aver paura di farlo. The One Ring è appena uscito su Magic Online ed è appena uscito in cartaceo, quindi fondamentalmente io sono stato ieri a un evento, la Kingdom Modern di Galactus, che è stata comunque un evento in cui per la prima volta fondamentalmente a Roma in 40, più di 40 persone si è giocato un torneo modern, quindi un torneo modern insomma di una certa, se vogliamo, rilevanza, e in cui è stato usato appunto l'anello, ok? Allora, dicevo, voglio fare un po' di premesse. La prima premessa è che questa carta io l'ho pagata 90 euro, questa è foil, sì, ok. Normale costa tipo a 70. Su Magic Online la situazione è del tutto fuori controllo, io non avevo mai visto succedere qualcosa del genere. Ragazzi, mai visto succedere 141 tix, il doppio tra l'altro, perché questi tix sono comunque dollari, di quanto costa la versione cartacea, e non solo, impossibile da affittare in qualunque sito di affitti, Mana Trader, tutti vogliono giocare questa carta, nessuno riesce a giocarla a meno di spenderci appunto un bel patrimonio, e come carta digitale che poi un giorno andrà via, un giorno o magari sarà bannata, quindi c'è tanto rischio e le persone stanno acquistando con un po' di ansietta, giusto? Ma prima di arrivare al discorso ban, che faremo in fine del video, continuiamo appunto con le premesse. La prima è che questa carta oggi come oggi costa tanto, e le opinioni che leggerete, che sentirete da me successivamente, sono comunque formulate su questo fatto, sul fatto che non tutti possono provare questa carta adesso come adesso. È impossibile. Cioè, io vorrei provare Urza con tre anelli, ho già scritto la lista. Ieri l'ho portata, ne avevo solo due perché il terzo non l'ho trovato. Su Magic Online io non posso provarla, volevo portarvi il video, ma non potrò farlo perché la carta appunto non è disponibile se non a questi prezzi. Quindi questa è la prima premessa. La seconda premessa è totalmente opposta, ma ha super senso. Ora come ora siamo in totale hype, totale, la gente è fuori di testa, tutti vogliono mettere questa carta ovunque, ho visto liste di Rino con questa carta qui, ho visto liste anche di Barn Inside che vogliono giocare questa carta qui, cioè, ovunque ci sono, chiunque vuole provare questa carta nel suo mazzo. Perché chiaramente, insomma, è una carta rotta. Lo diremo dopo, vi spiego poi perché è rotta. Quindi, secondo me, questo video è fatto chiaramente in un momento in cui forse non andrebbe fatto, ok? Però voglio dirvi quelle che sono comunque le mie opinioni e che sono le mie opinioni verso il futuro della carta, perché comunque, secondo me, credo che ci siano delle cose da dire, da scrivere un po' nella pietra, che sono comunque valide. Però quando la carta si diffonderà a macchia d'olio su MTGO, capiremo chiaramente il suo reale valore, la sua reale potenza e la sua eventuale possibilità appunto di venire cacciata dal formato. Ma
Andiamo quindi, appunto, dopo queste necessarie premesse, alle opinioni. Allora, cosa penso io di questa carta? Ragazzi, la carta è rotta. Semplicemente rotta. È fortissima, è insensata. Non ha alcun senso logico. È una carta che, mal che vada, se si prendono le line binding, si sostituisce. Quindi avete pescato uno e non avete perso vite, e avete un turno di, come lo chiamano, fog, di nebbia, in cui non potete morire. Diciamo che se va un po' meglio avete pescato 3. A 4 pescare 3. Esistono carte che in Modern a 4 pescano 3. Allora, Memory Deluge ne pesca 2. Qualcosa a me viene in mente. Infatti, quello che io ho fatto, comunque, insomma, ripeto, la carta è veramente fortissima. La carta è veramente fortissima. Quello che io ho fatto proprio inizialmente è stato fare un tweet, un banalissimo tweet, ok? E che cosa ho detto? Ho detto: The One Ring è attualmente il Planeswalker a 4 più forte del Modern. Se al vostro mazzo serve pronti ad uno slot libero, vi consiglio di inserirlo brutalmente, visto che tanto è pure in colore. Tra l'altro, questo qui ha ricevuto, insomma, parecchi mi piace e anche un po' di commenti. Molti di voi abbiamo dibattuto sulla cosa. Mi ha fatto tantissimo piacere, dopo il mio tweet, quindi non è stato, diciamo, copiato da nessuno, perché qualcuno si ricorda un Planeswalker a 4 che pesca 3 carte? Ehi, accendiamo una luce. Yuta Takahashi dice proprio: Jace è la mia carta preferita, però forse con The One Ring Jace ha finito di esistere. Lui li paragona proprio tutte e due, che era il paragone che io volevo fare. Planeswalker a 4, appunto, con Jace the Mindsculptor. Entra, pesca 3 carte, poi ne rimette 2, ma tanto ne ha pescate 3, quindi comunque avete visto delle carte nuove. Poi non è importante che ne abbia pescate 3 totali. Fondamentalmente, per un mazzo gioca Jace, è appunto comunque poi comincia a essere in controllo, rifà brainstorm il turno dopo, poi Jace fa anche delle altre cose. L'anello invece pesca solo 3 carte, ci dà un turno di fog, il tutto a una vita, una singola vita. Bene, e quindi che cosa voglio dirvi con questo? Ripeto, la carta è rotta, ma perché è rotta? Perché pesca 3 carte a 4? Non credo che sia quello il punto, anche se poi con altre due vite ne pesca altre 3, quindi 6 carte per 3 vite a 4 è folle, ed è evidente che Jace the Mindsculptor è una carta del passato, ok? Però secondo me non è rotta perché pesca così tanto tutte queste carte. È rotta perché è indistruttibile ed è incolore. Allora, Jace, se rimane sul campo di battaglia come l'anello, no? Facciamo l'anello, appunto, in 2 turni ha pescato 3 carte. In 2 turni di brainstorm, io credo che la partita più o meno sia finita. Avete fatto una fetch, avete preso il counter che vi serviva. Jace sta lì, difficilmente la partita da lì prenderà una brutta piaga. Se facciamo 3 turni di brainstorm, caspita, ma chi la vince sta partita, ripeto, con fetch eccetera, quindi fondamentalmente siamo più o meno nello stesso mondo, cioè non è quello il punto. È che Jace muore da Bolt, muore da Noli Hit, muore da Distruggi Planeswalker, muore dagli attacchi, muore da qualunque proprio spiffero, ok? L'anello è indistruttibile. Questo secondo me è il primo motivo per cui l'anello è rotto, il fatto che l'oggetto sia indistruttibile. Niente Boseiju, niente Oblivion Stone, queste le prime due carte mi vengono in mente. Niente Side Wertier, niente, non fa un cazzo Wertier a quest'anello. Niente Abrade, niente Pillage, mo si giocava niente di niente. Cioè le soluzioni all'anello sono le line binding, prismatic ending. Sto parlando di soluzioni che si giocano più o meno in tutti i mazzi, ok? Il secondo motivo per cui questa carta è rotta, chiaramente, è che questa carta è incolore. Cioè, ecco, questo mi sembra, se posso, l'unico errore che Wizard of the Coast ha fatto con questa carta. Doveva per forza essere incolore, chiaramente, non sarebbe potuto essere di altri colori, perché è un artefatto, chiaramente, doveva essere potente. Il fatto che sia in colore la rende una carta
effettivamente molto 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 rotta, perché può entrare in qualunque mazzo e migliorare qualunque mazzo, ok? Allora, parliamo di questo, quindi. Parliamo dei mazzi che l'hanno preso. Se andate a cercare The One Ring su appunto su Goldfish, andate a vedere quali sono i mazzi che lo stanno utilizzando. Allora, una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché corrisponde assolutamente alla mia teoria, sono i mazzi che spuntano, che lo stanno usando di più, sono Mono Green Tron, che io ho subito intuito che una carta del genere chiaramente sarebbe andata all'interno di questo mazzo in tre copie, cose... anche perché non muore dalla sua stessa Oblivion Stone, quindi è fortissima, è ancora più forte chiaramente Oblivion Stone usata con The One Ring, ok? E poi Tron è proprio quel mazzo che spesso e volentieri stava lì lì per vincere. Se avesse avuto un turno in più, allora quel The One Ring ti dà effettivamente quel turno in più. Un altro mazzo in cui lo vedevo molto bene e lo vedono tutti molto bene, scusate, non è Mono Green Tron, tra l'altro Mono Green Tron è un control combo, e vi dirò anche la mia su questa teoria. E Amulet Titan, chiaramente Amulet Titan che può fare questo affare di secondo. Ora non è questa la lista che lo gioca, ma hanno cominciato a giocarlo due copie, tre copie, perché faccio turno 1 amuleto, turno 2 Bounceland anello, giusto? Ho contato bene? No, sono 3 i mana, sono 3. Allora no, ho contato male. C'è un modo per farlo con Arboreal Grazer, c'è un modo per farlo di secondo. Comunque si fa molto presto a fare, no? E poi chiaramente c'è Omnat, dove tutti stanno provando The One Ring. Cioè, io vi dico una cosa, tornando alla top 8 dell'evento Modern che è stata fatta qui, saluto tra l'altro tutti i persone, amici che conosco, quindi Masaya, Vito, come potete vedere da questa foto, l'hanno fatta quando, cioè con chi giocava The One Ring. Come potete vedere, The One Ring, Gerardo Delia, che ha fatto Perfect, giocava For Color Omnat, Giulia Gasperi giocava For Color Omnat, Masaya giocava For Color Omnat, Vito giocava Scape Shift con Omnat, Jacopo giocava, questa è la sua mano, Tron con The One Ring, ok? Stefano Confortini e Edoardo Mazzoferri giocavano invece, scusate, anche Storm Guy Smi, quindi Michele Carretta, erano gli unici tre mazzi senza l'anello. Fondamentalmente su questa top 8 c'erano tutti con l'anello, però ripeto, questo è figlio del fatto che tutti lo stanno provando, tutti si sono presentati al negozio con questo cazzo di anello, ok? Quindi, allora, secondo me, ripeto, la carta è strarotta, però, ora comincio con i però, voglio cominciare un po' con i però, ok? Io credo che sia una carta che dà il meglio di sé, chiaramente come questo tipo di carta, cioè pescare tante carte a cosa serve? Nel trovare le carte con cui tu hai una possibile vittoria, quindi fondamentalmente è molto più forte veramente in un controllo che ha bisogno di tante carte per tenerti a bada, quindi anche un midrange, perché poi oggi come oggi i controlli sono tutti midrange mascherati, almeno in Modern, ed è chiaramente fortissima nei combo. Tra il tag, scusate, ho detto che Edoardo non lo giocava, ho sbagliato, anche Edoardo giocava l'anello, perché lo giocava appunto nel mazzo di Cory Baumaster. Vi faccio vedere quindi un mazzo bellissimo che gioca l'anello, che è questo Breach. Fondamentalmente leviamo Ledger Shredder, mettiamo Tassa Oracle, che tra l'altro se non sbaglio non targhetta, quindi comunque l'anello non ti salva Tassa Oracle, mettiamo Grinding Station, Underworld Breach, sappiamo della combo che esiste tra queste carte e fondamentalmente quello che facciamo è guadagnarci più carte all'interno proprio... scusate, ho sbagliato qua l'immagine... volevo dire, eccola qui la lista appunto di Cory Baumaster. Fondamentalmente qui quello che facciamo, quello che fa l'anello è ci guadagna un turno e poi chiaramente ci fa guadagnare appunto più carte per andare a trovare la nostra combo. Quindi secondo me l'anello è fortissimo in queste shell qui, è inutile schiaffarlo ovunque, cioè ripeto, Rino con l'anello perché? Cioè nel senso, Rino non è un, Rino è un mazzo anzi che, a cui piace giocare con meno carte, tant'è che gioca tante carte che si picciano, no? Quindi Force of Negation, Force of Vigor Decide, Fury, Subtly. L'idea di Rino è giocare con tre carte Rino, vincere con quelli mentre ti controlla il resto, no? Non è che per forza di cose devi avere più carte per fare, anche no, ok? Tantissimi altri mazzi che stanno provando l'anello, io mi chiedo perché mettere l'anello, cioè per esempio un mazzo, allora
nella challenge. Questa è una challenge che è stata giocata su MTGO, ripeto, con il problema che l'anello non si trova, quindi noi non possiamo avere dei dati veri adesso sugli eventi che si stanno tenendo. Però Xerk, che è un mezzo genio, tira fuori questa lista bellissima di Yagmoth con tre anelli. Vi ricordo che The Lighten Elfling, tra l'altro, lo rende incounterabile. E fondamentalmente che cosa fa? Mette, a parte che gioca anche Orcish Bowmaster, che secondo me è super azzeccato, leva le Eldritch Evolution e fa un mazzo che appunto cerca di giocare l'anello, e così facendo prende più carte, cosa che tra l'altro già faceva Yagmoth. Cioè, io non so se sono convinto che questa sia la scelta giusta per questo tipo di mazzo, così come non sono convinto se metterlo, non lo so, in un domain zoo abbia senso. Tanti mazzi chiaramente non lo stanno comunque giocando, penso a Rakdos Scam che non lo può giocare perché è in colore, penso a per esempio Creativity, che era il top performante, non lo può giocare perché sennò non fa Creativity. E qui vengo a un punto che voglio assolutamente sottolineare, perché a me questa cosa comunque un po' dà fastidio, cioè sentire Wizard ha sempre sbagliato, Wizard fa cagate eccetera. A me sembra invece che questo anello oggi come oggi in Modern vada a rinforzare tutti archetipi e mazzi che ne avevano bisogno, e che non va a rinforzare archetipi che invece non avevano bisogno dell'anello, ok? Cioè Rhino è già un super mazzo, super mazzo, non aveva bisogno dell'anello, non lo giocherà, e ci saranno mazzi che potranno affrontarlo meglio grazie all'anello. Tra l'altro è forte contro Rhino, che ti sto per attaccare con mille Rhino, faccio l'anello e questo turno ce l'ha di stop, poi magari pesco altre carte, ne pesco un altro, chi lo sa. E la stessa cosa appunto Amulet Titan, che non si vedeva da una vita, la stessa cosa Tron, che comunque un mazzo che sta sempre lì lì, ma adesso ha ricevuto un altro slancio e l'anello chiaramente lo aiuterà. A me questa cosa piace, a me questa cosa personalmente è una carta, ripeto, fortissima, rotta, senza senso, lo ripeto perché sennò poi vi incazzate, no? Però cioè cosa fa? Pesca carte. Pesca carte a 4 mana sorcery speed. 4 mana sorcery speed. In Modern. Andiamo quindi adesso all'ultima parte del video, cioè è da ban o non è da ban. Allora, ieri ho sentito Gerardo Delia, che chiaramente insomma è un amico ed è un giocatore stellare, proprio parlare anche con il suo avversario, non ti preoccupare, tanto si fa fino al Pro Tour e poi la bannano, cioè nel senso è una carta troppo rotta. Con lui tanti altri, poi ho sentito anche altre persone, per esempio Michele Marconi, che saluto, che come me dice ragazzi calmatevi, stiamo parlando di 4 mana sorcery speed in Modern, che all'Enter the Battlefield fa fog, poi vince la partita prendendo, appunto perché è indistruttibile, prendendo un sacco di carte, ok? Le soluzioni ci sono già nel formato, ma ce ne sono tantissime. Cioè, questa carta Spell Pierce, fine. Cioè, non, il problema non si pone, ma soprattutto ci sono delle carte che sono sleeper nel formato, che probabilmente se l'anello dovesse prendere troppo terreno, beh, si comincerebbero a rigiocare. Narset, rigiocare, non si è mai giocata. Dov'è Narset nel formato Modern? Una carta che nel formato Legacy per esempio è fortissima, dov'è? Beh, diciamo che insomma Narset potrebbe essere una buona soluzione all'anello, che ne pensate? Pesca uno, poi 4 mana, pesca uno a turno dell'avversario, fine. E poi si fa pure i danni con i Bard Encounter, ok? Magari giocarla. Ci sono un sacco di carte che evitano le pescate dell'avversario, tra l'altro. Anche in Modern, certo, non c'è Opposition Agent, ci sono alcuni buchi. Però anche Orcish Bowmaster sull'anello fa un bel casino, giusto? Quindi prima di gridare al ban, pensiamoci, anche perché una risposta viene già giocata praticamente... Cioè, almeno io l'ho sempre giocata anche in P.D. Needle. Cioè, P.D. Needle. Dove, anche quando penso appunto al paragone con i Planeswalker, no? Penso al fatto che
una volta For Color Omnath comunque giocava un sacco di Planeswalker e tu non sapevi su che cosa fare Pininito, lo faccio su Teferi, lo faccio su Jace, lo faccio su che cazzo, sono inventati qualcos'altro. Invece adesso, se è l'anello quello che devo nominare, beh, Pininito il suo target ce l'ha, ok? Quindi secondo me, concludendo, la carta non merita assolutamente il ban, merita che tutti ci mettiamo a pensare a come affrontarla, perché ripeto, si countera, cioè basta fare counterspell, basta fare spell pierce, basta fare ceremonious rejection. Molti diranno ma se hanno l'elfling da Omnath lo fanno incounterabile. Ragazzi, cioè l'elfling da Omnath, cioè Bolt Anoli Hit, morirà sto cazzo d'Elfling. No, lo vogliamo. Dice, però se lo lasci è troppo forte. Ho capito, sono due carte, ma poi che vuol dire? Non ha senso questa roba qua. Cioè, pure Teferi di secondo incounterabile è troppo. No? So di una cazzata? Non è forte Teferi di secondo incounterabile con l'Elfling? E giocate più spot removal a uno? No? Ma poi Omnath sta giocando, che è un midrange, sta giocando una carta che al top deck è una merda, l'Elfling. Per giocare all'anello incounterabile, siete sicuri che questo valga la candela? Magari per farsi fare le line binding dopo aver pescato uno? Sì, poi le line binding è una carta pericolosa, c'è cioè Boseggio, però cioè, sono tutte cose a cui io non mi sento di aver paura di questa carta in termini di power, in termini di risposte che il formato può dare a questa carta, perché ci sono risposte che vi ho dato con delle carte, ci sono risposte che vi ho date con delle mazzi. Se For Color Omnath dovesse prendere il sopravvento, si sta parlando di un mazzo nelle versioni appunto con 4 e Warring, eccolo qua, The Lighted Elfling, Nissa, Omnath, Fury, Solitude, Vren, Teferi, Lightning Bolt, Prismatic Ending, 4 anelli, una favola, 4 line binding, un sacco di cose, ok, che hai 3 endurance di side. E quindi questo mazzo contro dredge come fa? Cioè, nel senso, G1 tu ti presenti, fai The Lighted Elfling, Teferi, fai la tua removal, quello ti vomita la board in faccia mentre ti ha fatto 12 danni, la tua salvezza è fare Omnath e guadagnare delle vite. Non credo che l'anello ti salvi, cioè quanto ti salva, non c'è neanche più Ephemerate, non lo so. Ma parliamo invece di un combo veloce, un Twiddle Storm, non saprei, cioè non voglio parlare dei Cascade Deck, perché adesso il problema del Modern è che i combo, cioè il combo più forte è rimasto Living End, ok? Allora Living End, beh, c'è un problema che effettivamente contro Teferi è brutto. Ci sono dei combo che ignorano Teferi, ci sono dei combo, lo so, oh raga, è impossibile, però così, ci sono dei combo che ignorano Teferi, Storm, Twiddle Storm, ignora Teferi, Storm quello vecchio, ignora Teferi, ma ci sarebbero un sacco di altri combo che non vengono giocati in Modern per come il formato fondamentalmente si sta delineando, ok? Però, cioè, se il formato dovesse poi essere tutto questo Omnath, beh, io non credo che avremmo bisogno di un ban, ripeto, per l'anello, cioè, ok? Infatti, secondo me, quello che succederà, e ve lo dico prima, è che questo mazzo, cioè For Color Omnath, si trasformerà molto presto in questo mazzo, cioè che è ancora più forte secondo me, via della Lighted Elfling, un control con i counter, c'è questa Cosmic Rebirth che mi fa un po' ridere, però vabbè, con i counter, con Calice per resistere a Cascade Deck, con l'anello, con Dress Down, guarda qui che bella lista, io ve la do come consiglio, ok? E chiaramente qui la cosa succederà? Succederà che avremo il problema di quel For Color Omnath Yorion che non finiva mai le carte, che c'era prima e che ci ha fatto una testa così, su cui è stato bannato Yorion, il mazzo è stato ridimensionato, ma esisteva ancora, e chiaramente l'anello adesso gli dà una spinta fortissima, quindi potrebbe darsi, io questo lo dico, che questo mazzo qui prenda il Modern e lo fracassi, come è successo prima, che diventi il mazzo effettivamente più forte del formato, con dei nemici, ripeto, poi questo mazzo qua, se becca Tron, il baretto è lì, cioè, non ce n'ha, non c'ha neanche una carta contro Tron, dici, gioco Boseggio, dai, insomma, wrap up, secondo me, come dicono gli inglesi,
Secondo me l'anello è una carta rotta, ve l'ho detto in tutte le lingue, non mi dite sotto i commenti di questo video, ma non hai detto che è rotta, è rotta, è rotta, è fuori di testa, fuori di testa. Secondo me non è una carta da ban in Modern, secondo me però è una carta che renderà probabilmente troppo forte un mazzo che già comunque era forte e probabilmente bisognerà intervenire su quel mazzo. Sarà il momento in cui Wizard of the Coast dirà addio a Renan Six? Farà dire addio a Renan Six? Non lo so. Sarà il momento in cui... non lo so. Però le soluzioni a questa carta ci sono, basta giocarle e ci sono. Ripeto, un Peeding Needle, un counter fatto bene, un mazzo più veloce, un mazzo che ignora la potenza dell'anello, è stato a posto, chiaramente, ripeto. Adesso è Magical Christmas Land, tutti vogliono mettere l'anello nel proprio mazzo, tutti pensano che l'anello migliorerà il proprio mazzo, lo penso anch'io, penso che in Urza poi ci stia perfetto, ok? Detto questo, io vi invito comunque a riflettere, vi invito soprattutto come sempre a non lamentarvi e vi invito soprattutto a non gridare al ban prima di aver provato a risolvere il problema, tra virgolette, che il formato ci pone. Vi dico già una cosa, le liste di dredge già stanno cominciando effettivamente ad avere, insomma, un pochino di impatto nel formato che prima non avevano, perché la gente ha cominciato a levare gli anticimiteri. Quindi, signori come sempre, signore, grazie per aver guardato ed ascoltato, spero che il video vi sia piaciuto, spero non sia durato troppo. E ancora, ci vediamo non so quando, ciao!